Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si riunisce qui a Torre Annunziata in un'aula simbolica, quella dedicata al giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani. Tanti gli argomenti, tanto ovviamente le emergenze di questo territorio, ma tanto anche il lavoro che lo Stato vuole fare, insistendo proprio a Torre Annunziata. Sì, lo Stato sta lavorando moltissimo sulla realtà, diciamo, di Torre Annunziata già da tempo, e lo dimostrano molte attività che sono state fatte negli ultimi mesi di contrasto al crimine organizzato. Abbiamo registrato una recrudescenza di fenomeni sia per quanto riguarda la criminalità organizzata che più in generale la sicurezza pubblica, e dunque abbiamo voluto accendere un riflettore di speciale attenzione su questo territorio, che darà dei risultati nelle prossime settimane, e soprattutto in modo coordinato fra le diverse istituzioni. La magistratura, le forze di polizia faranno il loro lavoro, ma abbiamo voluto coinvolgere tutto il territorio attraverso la presenza del sindaco, perché ci sono molti temi che possono essere in qualche modo affrontati anche con la collaborazione dell'ente locale, con la prefettura e con le altre strutture dello Stato. Mi riferisco alle demolizioni, a immobili abbandonati, a generali situazioni di degrado che attraverso un impegno straordinario si può portare a compimento. Ora abbiamo avuto una buona notizia ieri del finanziamento da parte del CIPE per Palazzo Fienga, stiamo lavorando anche sugli altri beni confiscati. È un lavoro che si deve svolgere su più fronti contemporaneamente, perché il fenomeno che noi stiamo affrontando su Torre Annunziata ha molte sovrapposizioni e molte intersecazioni, e quindi dobbiamo lavorare in modo coordinato per ottenere buoni risultati. Ci siamo dati anche un appuntamento fra un po' di tempo per verificare esattamente gli impegni che sono stati presi oggi, i risultati che hanno dato. Prefetto, la vostra presenza arriva dopo 4 giorni da un blitz qui a Torre Annunziata, dove è stato decapitato un nuovo clan, il Quarto Sistema, che però ha dimostrato che la criminalità qui a Torre Annunziata non vuole assolutamente andare a morire, al contrario continua ad emergere, soprattutto in forma generazionale, perché questo clan era basato sull'odio che veniva ereditato dai propri ovviamente cari, quindi giovani che invece ovviamente di dedicarsi al lavoro e alle risorse per il territorio covavano vendette. Questo è grave. Sì, certo, appunto, questo è uno dei motivi per cui l'attenzione deve rimanere sempre alta, e lo è, e lo dimostra proprio questa operazione che si è svolta. Tuttavia una singola operazione, per quanto importante, non esaurisce tutto quello che c'è da fare, coinvolgendo tutte le istituzioni locali. Quindi c'è un piano di prevenzione, c'è un piano di repressione dei comportamenti criminali, ma c'è anche un piano di rinascita della società civile, dell'impresa, dell'economia sul territorio, che deve essere portata su binari certi di legalità. Ieri in prefettura c'è stato un altro importante incontro, ovvero quello per la Terra dei Fuochi, altra emergenza di questo territorio. Abbiamo fatto un incontro a Roma, non in prefettura, semplicemente per affinare gli strumenti tecnologici che già da mesi stiamo sperimentando con un cambio di passo sulla Terra dei Fuochi, e quindi siamo sicuri che adesso, quando tireremo le somme di questa stagione, i risultati saranno buoni. Peraltro anche Torre Annunziata è coinvolta da questo problema dei roghi e delle aziende che smaltiscono illegalmente, e quindi diciamo anche questo tema è stato sul tappeto oggi. La pubblica amministrazione merita sempre un'attenzione da parte della prefettura. In questo caso due sono le emergenze che spesso si rincorrono in questo territorio: quella della questione delle interdittive antimafia e quindi il caos della gestione degli appalti e delle aziende, e poi anche quella della corruzione purtroppo dei colletti bianchi, che spesso è radicata, e molto spesso su questo territorio ci sono stati amministratori che hanno chiesto aiuto perché avevano il fiato della camorra. Sì, questo si tratta di sviluppare un'attività ovviamente anche di crescita di una cultura condivisa, per cui anche gli imprenditori che sono meno avvertiti o gli amministratori che sono meno avvertiti abbiano la capacità di resistere alle lusinghe dell'illegalità. E ovviamente questo è l'aspetto di prevenzione, dopodiché tutti i comportamenti illegittimi vanno semplicemente sanzionati senza alcuna tolleranza. Stamattina dimostra che lo Stato è vicino alle istituzioni ma anche alla città. C'è un appello che lancia ai cittadini?
Certo, questo diciamo, tutto quello che noi facciamo è qualcosa che ha a che fare con la comunità di Torre Annunziata. La città, penso che come tutte le città voglia vivere serenamente, senza violenza, in un quadro di benessere. Quindi tutti i cittadini sono chiamati a cooperare in questo sforzo, denunciando, partecipando. Ci sono molti modi in cui questa cultura può crescere, e vedendo tutti gli uomini che lavorano per questo come loro alleati, ovviamente.